Ciao a tutti amici di QSVS, Top Calcio 24, 7 gold, ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Allora ragazzi, settimana dell'Inter, inizio settimana dell'Inter. Diciamo che la prima cosa che ci viene in mente per quanto riguarda il nostro calciomercato è l'avvicinarsi dell'acquisto del portiere del Genoa, Josef Martinez. Josef Martinez, lo sappiamo ormai tutti, giocatore prescelto dall'Inter per fare il vice Sommer, ma non un solo vice Sommer, un classico vice Sommer, o meglio un classico 12. L'Inter ha scelto Josef Martinez per essere il futuro portiere dell'Inter. Quindi questa è la novità: 5 anni di contratto per Josef Martinez a 1,5 milioni più o meno l'anno, probabilmente a salire con dei bonus. E andiamo sulla trattativa col Genoa. Hanno fissato il prezzo Genoa e Inter d'accordo sui 15 milioni di euro più o meno. Non sono tutti cash. Il Genoa accetta delle contropartite tecniche. Quali sono le possibili contropartite tecniche? Allora, potrebbero essere inserite due contropartite tecniche. Al Genoa piacciono tanti giocatori dell'Inter. L'Inter ha tanti giocatori da poter offrire, i giovani in giro in prestito. Quindi parliamo innanzitutto di Oristanio, che ha giocato a Cagliari quest'anno, non tantissimo, ma ha fatto comunque una discreta stagione per quando ha giocato. C'era fissato col Cagliari un diritto di riscatto a 4 milioni e mezzo che il Cagliari non ha esercitato. Quindi o si fa una trattativa separata con il Cagliari e si abbassa il prezzo del diritto di riscatto e il Cagliari compra Oristanio, oppure Oristanio è libero l'Inter è libera di gestire Oristanio come meglio crede e magari inserirlo anche nella trattativa per Josef Martinez. Altro giocatore che può interessare è Martin Satriano, che quest'anno ha fatto un buon campionato nel Brest, che ha un valore un po' più alto rispetto a Oristanio, circa il doppio, da 4 si passa a 8. Ci sono anche gli Esposito, Pio Esposito, su cui l'Inter però non vorrebbe perdere il controllo perché ci punta molto per il futuro e lo vuole tenere lì vicino in qualsiasi evenienza nel caso il giocatore esplodesse a grandissimi livelli. E Sebastiano Esposito, che la maglia dell'Inter l'ha già vestita in Serie A più di una volta, ha segnato anche un gol su calcio di rigore, ha fatto un'ottima stagione con la Sampdoria e ha tanti occhi interessati addosso, e uno di questi potrebbe essere del Genoa. Quindi ci sono tanti giocatori che potrebbero essere inseriti in questa trattativa. Josef Martinez arriverà non per fare solo il vice Sommer, ma per studiare da Sommer come si fa il titolare dell'Inter. Quando l'Inter prende un budget per un portiere, è già una cosa seria, perché se andate a vedere negli ultimi anni quello che ha fatto l'Inter con il ruolo del portiere, cosa notiamo? Che ha tenuto Handanovic almeno 2 anni in più rispetto a quello che in teoria si doveva tenere il portiere sloveno, perché cominciava a invecchiare, cominciava ad avere qualche crepa nel rendimento. L'Inter non ha investito i pochi soldi che aveva in quel momento per un portiere, ma ha cercato di sistemare il resto della squadra e ha dato fiducia ad Handanovic. Quando ha deciso di cambiare la guardia, perché Handanovic ormai aveva 39 anni, è andato a prendere un portiere già pronto, ma fermo da un anno, a costo zero, che era Onana. Nel momento in cui Onana ha fatto una grandissima stagione e l'Inter ha ricevuto un'offerta molto alta dal Manchester United per il cartellino, l'Inter non ci ha pensato 2 volte, ha preso Onana e lo ha venduto a 55 milioni al Manchester United. A quel punto bisognava sostituire Onana. Quanti soldi ha speso l'Inter per andare sul portiere al posto di Onana? Ha preso 35enne Jan Sommer, che ha fatto una grandissima stagione, a 5 milioni di euro, trattando tantissimo sul prezzo col Bayern Monaco. La clausola era di 6 milioni di euro. Quindi questo per far capire che l'Inter punta tanto sul portiere, ma non vuole mai prendere un budget grosso per il portiere. Tanto è vero che quando si parla di Bento, che era la prima scelta per il futuro Inter, il budget era 15 milioni, esattamente come Josef Martinez, ma con il presidente dell'Atletico Paranaense non si poteva trattare, perché chiedeva 40 milioni di euro e l'Inter 40 milioni di euro per il portiere non li spende. Quindi questa è la prima situazione che riguarda il mercato dell'Inter, quindi molto vicini a Josef Martinez. Vediamo nei prossimi giorni se l'affare si definirà in maniera finale, diciamo, proprio con il nero su bianco. Altro discorso riguarda i rinnovi. Ha parlato Marotta ha parlato dei rinnovi di Lautaro e Inzaghi, perché rispetto a differenza di quelli di quello di Barella, non ci sono le firme. Barella ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2029, ufficiale, tutto a posto, tra contratto di comunicato di Barella e dell'Inter. Sommer
Lautaro Inzaghi manca ancora nero su bianco. Ha parlato Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, e ha dichiarato che su Inzaghi non ci sarà nessun problema, che a breve ci sarà la firma, non fino al 2027 come si pensava all'inizio, come tutti dicevano all'inizio, ma fino al 2026. Poi bisognerà vedere se ci sono delle opzioni per il rinnovo fino al 2027. Questo per delle politiche societarie che non sono state spiegate ancora, ma che prima o poi capiremo. Quindi Inzaghi e il suo procuratore Tullio Tinti andranno a firmare un contratto di prolungamento dal 2025 al 2026. Il contratto di Inzaghi attualmente scade nel 2025, nel giugno 2025 verrà firmato un prolungamento con adeguamento del contratto, dello stipendio, fino al 2026 e non fino al 2027. Poi sicuramente in questa settimana verranno fuori anche i dettagli dello stipendio e del perché non si è firmato fino al 2027. Discorso di Lautaro, ancora diverso. Marotta dice che con Lautaro è tutto fatto, come aveva già comunque anche spiegato due o tre giorni fa il suo procuratore Camagno. Tra l'altro Camagno fa intendere che l'accordo è stato raggiunto tra il giocatore e la società e lui non era proprio dentro la cosa. Quando è intervenuto il giocatore ha accettato l'offerta dell'Inter che Camagno non voleva accettare. Quindi cosa succede? Che Marotta parla del contratto di Lautaro e dice è tutto pronto, manca solo la firma, che è una formalità perché il contratto è già pronto e Lautaro l'ha già accettato. Certo, lui adesso è con l'Argentina ed è difficile logisticamente avere la firma, però a breve arriverà la firma anche di Lautaro. Quindi altra novità in casa Inter, aspettiamo le ufficialità di Inzaghi e Lautaro che dovrebbero arrivare a breve senza intoppi. Altra novità riguarda Valentin Carboni. Io vi ho sempre detto che l'Inter avrebbe fatto cassa su due giocatori, Denzel Dumfries se non rinnova il contratto e Valentin Carboni, che è il gioiello grezzo che attualmente ha una valutazione enorme. L'Inter ha già rifiutato 20 milioni a gennaio dalla Fiorentina, lo valuta 30, ma le dichiarazioni di Messi dal ritiro dell'Argentina hanno fatto lievitare il prezzo, perché se Messi dice questo ragazzo è fortissimo e ha delle qualità incredibili, se lo dice Messi lo ascoltano tutti. E quindi se lo ascoltano tutti, lo ascoltano anche i club. E se ha una sponsorizzazione così grande da parte di Messi, che non dice queste cose a tutti ragazzi, non le dice a tutti, e allora a quel punto i club alzano le antenne e dicono già questo ci piaceva, se Messi ci conferma che questo diventa un grandissimo giocatore, alziamo il prezzo. L'Inter può pensare di venderlo anche sui 40 milioni di euro se si inizia un'asta. Problema per i tifosi dell'Inter: ma vale la pena vendere Carboni? Opinione mia, attualmente sì, non perché Valentin Carboni non diventerà un fenomeno, io lo spero per lui e credo che lo possa diventare, ma attualmente il ruolo nell'Inter è stracoperto. Ci sono Thuram, Lautaro, Taremi, Arnautovic e Correa. Se vanno via Arnautovic e Correa si punta su Gudmundsson, sono giocatori pronti per vincere subito. Valentin Carboni non avrebbe lo spazio per crescere e quindi a quel punto l'Inter valuterebbe una cosa come quella di Casadei, cioè venderlo a malincuore, magari riuscire a tenere un controllo con una ricompra futura, difficile, però incassare i soldi per investirli poi sul mercato per dei giocatori già pronti. Opinabile? Sì, secondo me scelta che ci sta. Va bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo la prossima volta, al prossimo editoriale, ci vediamo ovviamente in TV, sui canali della Lombardia, Toccaccia 24 e 7 Gol. Ciao a tutti!